suona tutto, è un ferro che parla. Mamma mia, mamma mia. Bentornati su Officina del Pilota. Oggi Ducati 1098. Che moto, ragazzi, incredibile. Ce la racconta il nostro fantastico Hangar. Se sei nuovo, iscriviti al canale, attiva la campanella e come al solito, buona visione. Ducati 1098 totalmente trasformata, portata ad essere come una S, forse anche qualcosa di più. Rossa, appena uscita dalla fabbrica, nuova, unico proprietario, completamente personalizzata. 155 cavalli bancati alla ruota, cerchi forgiati marchesini oro come la versione S, mono hollies come la versione S, anteriore completamente preparato, pompanti e molle della Hollies. Questa moto ha quel sapore giusto. Non è una S, ma in questo caso abbiamo carena in vetro resina, codone in carbonio, carbonio ovunque, ma carbonio vero, parafanghi, collettori dell'airbox, guarda che bello questo, la copertura della frizione antisaltellamento, ovviamente frizione a secco, STM 48 denti, carter in carbonio vuota, così è bellissimo, da paura. Le protezioni paratacco e paracolore dello scarico Termignoni completo, giustamente doveva esserci un Termignoni, e visto che non è una S ma assolutamente crede di esserlo, abbiamo sia un mono Hollins completo, ovviamente ammortizzatore di sterzo Hollins. Questa è la moto nuda e cruda vera. La Ducati dopo la 999 voleva un modello che riportasse ai gloriosi fasti del passato con la 916. Un difetto noto di questa moto è che quando è uscita di fabbrica, se per caso sfioravi la leva del freno con il singolo dito dell'indice, ti ribaltavi. Quindi giustamente il proprietario di questa moto, Emiliano, ha deciso di retrocedere a un doppio disco Brembo flottante da 320 mm e non 330, che il resto dell'impianto è tutto originale Brembo al top, ovviamente tubi in treccia, pompa Brembo, pinza Brembo, ma che ve lo dico a fare. L'ultima regina analogica di Ducati, l'ultima regina ad aver vinto dei mondiali in Ducati. Piccolo alert, questo video è stato girato ad ottobre 2022. Tutto ciò che verrà detto in questo video è precedente, antecedente a questa data. Quindi per scaramanzia noi parleremo come se nulla potesse succedere. Per me è un onore salirci sopra. Questa moto l'ha guidata un Dream Team Nitro Noriaga e Troy Bayliss. Scusate, forse il più top di tutti. Troy Bayliss ci vinse il suo ultimo mondiale nel 2008. E poi c'è stata la bellissima storia del team Altea con Genesio Bevilacqua, che nel 2011 con Carlos Checa andò a vincere il suo unico mondiale, ma un mondiale vinto da clienti e tanta roba, ragazzi. Ovviamente per essere una S doveva avere dei cerchi forgiati e lega ultra leggera marchesini oro, direi che su una Ducati sono d'obbligo. E soprattutto dopo la 999 discussa di Pierre Blanche siamo tornati al monobraccio posteriore, telaio a traliccio, ovviamente davvero Ducati, serbatoio strettissimo, la moto è stretta tra le gambe, tanto carico in avanti sui polsi. Da maschi, oh, questa è da maschi vera, Fatemi sapere nei commenti, voi siete più da moto Ducati analogiche vecchia scuola o quelle moderne? Ma qui bisogna aver pelo. Questo esemplare ha subito anche ovviamente modifiche a livello di centralina e rimappaggio bancata e alla ruota dichiara 155 cavalli, o meglio vanta 155 cavalli. Questa moto qua quando uscì nel 2006, fu presentata ai DECMA del 2006 se non vado errato, aveva un rapporto peso potenza di 1 ad 1. In questo caso non so quanto pesa questa moto, probabilmente siamo leggermente sotto la cifra dichiarata della 1098 ovviamente base, ma di sicuro sappiamo che abbiamo 155 cavalli, non credo che pesi 155 kg, ma siamo poco sopra i 160, quindi tutto analogico, senza controlli. Da davanti, ragazzi, si vede, da qui si vede benissimo che c'era questo tributo alla matita di tamburini, guarda bella secca che è, snella con questa tabella porta numero bianca, poi ci sta la paura, bellissima. Questo esemplare è tenuto veramente bene, unico proprietario, poco più di 30.000 km, questa è una di quelle moto che poi devono essere messe in salotto. Pedane arretrate, cambio rovesciato, giustamente questa moto ha fatto anche un po' di pista perché il suo vero habitat è la pista, perché dura e ignorante così ad andare piano a lei non le piace.
l'anello di congiunzione mancante fra quel mondo analogico Ducati e il moderno, forse l'ultima Ducati vecchia scuola. I ducatisti la volevano, la bramavano. Dopo il successo anche delle gare della 999, che però non aveva riscontrato quell'amore verso il pubblico, quello nudo e crudo degli integralisti del marchio di Borgo Panigale, perché la 999 di Pieter Blanche decisamente rompeva gli schemi con il passato a livello di design. Questa 1098 voleva essere un tributo al glorioso modello di Massimo Tamburini, la 916, e in effetti le assomiglia. Doppio faro anteriore, carene belle strette davanti, doppio scarico sotto la sella al posteriore con doppio faro posteriore. Si ritorna al monobraccio, sembra una 916 con quella quindicina d'anni in più. E devo dire che paragonata alle Ducati di oggi, di 15 anni successivi, di 15 anni più giovani, non c'è assolutamente paragone. Maschia, dura, grezza, ruvida, ma che moto. Motherfucker, I've been mortified, fortified, fitting like a motor car. I ain't regular, feel like Jordan wearing 45. Traumatized, victimized, seen some of my niggas die. Knock you off a base with a bat when them niggas slide. Homicide, genocide, televised, emphasize, perpetuating war. Tell that nigga he gon' pick a side. Hood ties from hood lines, my niggas doing dope lines. I'm running to the cops, that's a bitch, nigga exercise. Don't run into the cops, that's the motto. I don't see it coming to an end like Legato. Niggas get chipped like staccato. Send a wave through the hood, now it's sounding like vibrato. Mamma mia, rabbiosissima! Sono a bordo di una Ducati 1098, preparatissima! Devo darle per lei! Non mi ha messo per niente a mio agio appena ci sono salito sopra! È dura, è gnucca, è da uomini veri! Qui siamo veramente sull'anello di congiunzione mancante fra il passato e il moderno, super leggera, frizione antisaltellamento, zero elettronica, devi fare tutto tu e tutti i comandi sono durissimi, cavolo. Questa frizione antisaltellamento STM 4820 con il carter in carbonio bello aperto che mostra tutte le sue bellezze. Abbiamo finalmente il vero Pintinio Ducati. È lunga, tanto lunga. Ci si mette in carena, è infinita. Mamma mia, che coppia quanto spinge. È molto, molto, molto stabile. Questa moto è principalmente stabile, granitica. Per supportare tutta sta forza, direi anche, se non poteva essere altrimenti. Da originale era la frenata, frenava troppo, non modulabile, se ne lamentavano tutti. Qui il proprietario ha montato doppi dischi flottanti Brembo da 320, quindi li ha leggermente ridotti, il resto è tutto originale. E la moto frena, frena e come? Madonna mia ragazzi, che rombo! Il rombo è stratosferico. Entra nelle orecchie, senti come cattiva quando attacca, mamma mia, trema tutta, vibra tutta. Bisogna prenderci una certa confidenza con i comandi, la frizione è durissima, se non la premi fino a fondo, se non la spremi non fa tutto il suo dovere. Cerca un po' di feeling, anche dove feeling non ce n'è. Che spettacolo, sono su una 1098, l'hanno guidata Troy Bayliss, Mitro Noriaga, Carlos Checa, a bordo di una Ducati nel 2011 con una moto privata, una moto clienti. Che storia spettacolare, Team Altea, che bello, noi italiani quando facciamo le cose le portiamo avanti e sogniamo. Senti, mamma mia ragazzi, ma che bisogna fare? In carena e di spazio ce n'è a valanga. Molto lunga questa moto, stretta ma lunga, risultato molto stabile. Andiamo a staccare, ci spostiamo. Mamma mia, frizione antisaltellamento, è vero, si sente che si muove dietro e fa il suo lavoro. Quanto entra l'on off, non è un vero on off, è che è proprio incazzata nera che tira fuori, fa paura, mi costringe a riguardare tutta la mia guida. Devo ricalibrarla su di lei, devo dire la verità, vengo da uscite su due tanti e su Ducati moderne. Questa non c'entra una mazza con nessuna delle due. E devo rimparare a guidare, non è giapponese, non è due tempi e non è una Ducati moderna.
ragazzi, è goduriosissima, ma qui ci devi saper fare. Diamole una marcia in più e usciamo di coppia. Porca troia, mamma mia, mamma mia, quanta volgarità. Suona tutto, è un ferro che parla, mamma mia, mamma mia, è emozionante. Non dite che non sono emozionanti, emozionanti da paura. Un terremoto, un trapano nelle orecchie, che bella. Iscrivetevi al canale perché ne vale la pena. Il proprietario di questa moto ha detto: solo su questo canale poteva esserci la mia moto. Seguo voi e pochissimi altri, e gli altri sono nomi di tutto rispetto. Grazie ragazzi, vi voglio bene, vi vogliamo bene. Che spettacolo, viva i motori, viva l'emozione, viva la benzina, viva queste sensazioni, viva Borgo Panigale, viva il tremolio di questi motori. È una moto che ha, che ad oggi è in quel limbo in cui non è né una young timer né una moto moderna, se ne parla poco, eppure quando fu presentata piacque da morire, perché il 999 faceva discutere, a me piaceva. Però il 999 allestito da corsa fa la sua porca figura. Anche a me piace molto. Questa è mia da 15 anni, la tengo come se fosse mia figlia, beh, si vede, però sì, ci tengo, io sono molto bellissimo, attaccato alle cose. L'ho modificata a mio piacimento, senza strafare, senza strafare, però attingendo nel catalogo. Strafare. Grazie mille Emiliano. Grazie a voi. Ti diamo una mano a caricarla nel furgone. Va bene, volentieri. Bellissimo. Vai, ci siamo. Passione e professionalità, c'è cuore, tutto, ci vogliamo tutti bene, assolutamente, siamo una famiglia. Attiva sta campanellina, dai, 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 ciao.